Amici di Oreca TV, bentornati. Oggi siamo a Napoli, è il 4 maggio e ci troviamo al ristorante Rosati a Piazza Trieste Trento. Siamo in compagnia di Alessandro Condurro, che è il co-amministratore del progetto Michele in the World, che intanto invito a salutare. Grazie, buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Con Alessandro oggi siamo a scoprire lo sviluppo di quella che è la vostra iniziativa. Che cosa è accaduto negli ultimi 2 mesi? Noi ci siamo incontrati insieme all'altra co-amministratrice, tua sorella Daniela, e avete presentato la partnership con Caffè Moreno. Oggi, 4 maggio, in che modo si è sviluppato ulteriormente questo progetto? Sì, è successo a qualche altra cosa, ecco, in effetti la giornata di oggi va a completare quasi questo nostro tour enogastronomico attraverso quelle che sono le eccellenze campane della enogastronomia. Abbiamo oggi il piacere di comunicare la firma dell'accordo di co-branding con 3 aziende veramente che sono delle eccellenze campane, come i vini di Salvatore Martusciello, la birra artigianale del birrificio St. John's di Faicchio, primo birrificio artigianale in Campania, e i dolci di Vincenzo Bellavia, la pasticceria palermitana per eccellenza presente a Napoli dal 1925. Tutte eccellenze, tutte aziende importanti, tutte aziende, la cosa importante, familiari. A noi piace molto questo concetto di famiglia, di famiglie, di aziende che non siano delle multinazionali ma che siano delle eccellenze, che siano aziende di successo ma a conduzione familiare, un po' come anche quella del Caffè Moreno attraverso la famiglia Per Cuoco. Come siamo noi, famiglia Condurro, antica pizzeria Michele, ci piace, a noi tutti piace questo stare insieme, questo trasmettere alla gente il concetto di famiglia, il concetto di unità, il concetto di eccellenza enogastronomica campana. Quindi io ringrazio veramente i nostri partner, perché a questo punto possiamo definirli partner, ecco, la famiglia Per Cuoco per il Caffè Moreno, la famiglia Martusciello, Salvatore Martusciello, per quanto riguarda il vino 8 uve, che è un gragnano veramente fantastico, al quale si associa anche l'Asprinio come bianco, il birrificio St. John's e Antonio Bellavia in rappresentanza della famiglia Bellavia, che sono l'eccellenza della pasticceria palermitana e napoletana. Ecco. E allora, a questo punto io direi di intervistare con davvero in pochi minuti i 3 protagonisti, i 3 titolari che oggi sono presenti per sponsorizzare, per promuovere questa partnership. Grazie intanto Alessandro. Grazie a voi, vi aspetto presto in tutte le sedi dell'antica pizzeria Michele, ovviamente a Napoli, a Forcella, la sede storica, ma se siete fuori, Roma, Barcellona, Milano, Londra, Tokyo, Fukuoka, prossimamente Firenze, settimana prossima, martedì 8 maggio, apriremo a Piazza del Mercato Centrale a Firenze, e quindi un progetto in continua espansione. Primo protagonista di questa partnership, ma in ordine semplicemente di disponibilità, perché tutti gli altri sono impegnati a rilasciare interviste, a assaggiare la pizza buonissima che si mangia qui al ristorante Rosati, è Salvatore Martusciello, il titolare dell'omonima cantina che appunto si chiama proprio come te. Buongiorno Salvatore. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Come è nata questa partnership? Questa partnership è nata qualche mese fa dalla volontà della famiglia Condurro di voler proporre nelle loro pizzerie nel mondo dei vini che rappresentassero Napoli, e quindi la scelta di utilizzare il gragnano della penisola sorrentina 8 uve ed una spuma d'Aversa DOC metodo Martinotti che si chiama 30 Pioli. E quindi felice di questa scelta, perché avrebbero potuto probabilmente scegliere vini più facili da proporre, e invece, mantenendo fede a quello che è il loro rigore, no? E alla loro storia, hanno deciso invece di voler abbinare quelli che da sempre sono considerati vini della città di Napoli, vini che poi si abbinano invece alla pizza. Facciamo una piccola storia in 60 secondi dell'azienda Salvatore Martusciello. Qual è la sua provenienza? Da dove proviene? Ci provo. Io oggi persisto in una tradizione familiare iniziata negli anni 90 con la mia famiglia, e che è iniziata con un'azienda che si chiama Grotta del Sole.
Io invece 3 anni e mezzo fa, dopo 27 anni spesi, come dire, a parlare e a valorizzare questi vitigni autoctoni che negli anni 90 nessuno conosceva, da 3 anni ho iniziato un mio percorso personale con un'azienda molto più piccola, ma continuando a valorizzare le DOC che erano nate grazie alla mia famiglia nel 1990. Quindi Campi Flegrei con la Falanghina e il Piedi Rosso, in Penisola Sorrentina sotto zona Gragnano e Lettere, e ad Aversa con l'Asprinio. Questi sono i vini che oggi produco e che cerco, come dire, di continuare a far conoscere. Fai una tiratura limitata per i tuoi vitigni, per le etichette che vai a commercializzare, oppure c'è una produzione sufficiente per poter riuscire a servire tutti coloro che desiderano essere vostri clienti? No Fabio, la mia è un'azienda piccola, ma è piccola anche perché i territori nei quali ho deciso di coltivare e di valorizzare sono delle eccellenze, quindi sono dei piccoli fazzoletti. Ciò nonostante, come dire, c'è la possibilità di, come dire, mettere o di far conoscere questi vini anche al di fuori dell'ambito regionale. Quindi sono aree molto piccole se le paragoni all'Irpinia o al Sannio Beneventano, però c'è la possibilità in ogni caso di poter avere una presenza di questi vini nella ristorazione o nelle pizzerie più qualificate che abbiamo in Italia e non solo. Ma si tratta sempre di piccole produzioni. Bene, e noi avremo modo di parlare ulteriormente di Salvatore Marcello, della sua cantina e la sua azienda vinicola, con i vari prodotti che va a realizzare per il mercato su orecanews.it, il quotidiano di informazione dedicato all'hotellerie, alla ristorazione e al catering. Salvatore, ti ringrazio. A voi, buona giornata a tutti e grazie. È il momento di altro protagonista di questa partnership, Mario Di Lunardo della St. John's Beer. Buongiorno Mario. Buongiorno a voi. Tu sei uno dei titolari di questa azienda che produce birra in modo tradizionale e artigianale. Sì, infatti la nostra azienda è una delle prime in Campania, nata nel 99 proprio con lo spirito di produrre un prodotto di qualità e soprattutto di non aggiungere altre sostanze, quindi mantenere la naturalezza del prodotto. Prima ancora di raccontare a loro come nasce la vostra azienda e quindi una breve storia della St. John's, com'è nata questa partnership? Vi siete incontrati, vi siete piaciuti e è stato un caso, una telefonata una mattina e uno dei titolari di questo progetto mi raggiunge e mi dice: che ne pensi di questa joint venture? Allora subito per me è stata un qualcosa di eccezionale, perché ci dà l'occasione di arrivare in tutto il mondo, quindi qualcosa dove la Campania emerge veramente in tutto il mondo. Quindi abbiamo fatto dei vari step dove abbiamo messo a punto dei prodotti ad hoc per quanto riguarda gli abbinamenti sulle varie pizze, quindi abbiamo stabilito 2 tipologie per il momento che accompagnassero bene la pizza, mantenendo sempre il nostro criterio di qualità e artigianalità del prodotto ovviamente. Mario, in Italia ci sono oltre 700 micro birrifici artigianali. Aver scelto voi significa che in qualche modo loro hanno assaggiato il vostro prodotto, hanno sentito parlare molto bene di voi e dunque la vostra reputazione vi ha anticipati. Come nasce il vostro birrificio? Allora, nasce nel 99, come già dicevo prima, un po' per gioco, perché il culto della birra all'epoca non esisteva. Parliamo di una birra artigianale che nel 99 forse in tutta Italia eravamo una 15-20, quindi veramente per noi è stata una sfida iniziale dove il fenomeno non esisteva. Oggi siamo su un qualcosa dove esiste e quindi si parla di birra artigianale come qualità, cosa che prima venivi paragonato al mondo industriale. Quindi per noi è veramente stata una sfida arrivare a fare quello che stiamo facendo. Mario, per chiunque
è dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni rispetto al vostro prodotto o magari ordinare via web dei vostri prodotti, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Allora, basta andare sul sito www.labirartigianale.com oppure l'email è info@labirartigianale.com. Lì si può fare qualsiasi cosa, quindi sia curiosità, sia acquisti e altre info. Benissimo, allora intanto grazie, saluto a tutti loro, perché così passiamo all'altro, al terzo protagonista di questa partnership, in bocca al lupo con Michele in the World. Grazie e soprattutto grazie a questa fantastica famiglia. E siamo ora al terzo protagonista di questa partnership con la Michele in the World. Siamo nel ramo della pasticceria, nel mondo del dolce, e ci troviamo con Antonio Bellavia. Io dico naturalmente con Antonio Bellavia perché Bellavia è un nome storico per la pasticceria nella città di Napoli. Fra qualche anno festeggiate un secolo di attività e quattro generazioni di successo. Eh sì, veramente è una cosa molto, diciamo, emozionante per noi. A breve festeggeremo questi 100 anni. Io rappresento la quarta generazione di un'azienda familiare, quindi si tramanda quest'arte di padre in figlio e così via. E tutto questo parte con il mio bisnonno che da Palermo si trasferì a Napoli nel 1925. Beh, insomma, sono passati un po' di anni, nel frattempo di generazione in generazione avete ottenuto sempre maggiori successi e sappiamo bene che mai come in questo caso il successo è garantito dalla selezione rigorosa del gusto del consumatore. Diciamo intanto com'è nata questa partnership insieme a Michele in the World. Sì, insieme a Michele in the World ci hanno selezionato così con il primo punto vendita a Roma, con la prima loro apertura in Italia franchise. È nata così e poi è stato un susseguirsi, ci siamo trovati bene fin quando ad oggi abbiamo deciso di, come dicono loro, di sposarci. E questo ci fa onore perché comunque ci affianchiamo a una realtà molto importante di Napoli. E la cosa importante è che tramite loro riusciremo comunque a rappresentare tramite i nostri dolci Napoli nel mondo, e quindi è una cosa che questo ci fa piacere, che in tutto il mondo, oltre alla pizza che comunque rappresenta Napoli, il caffè, la birra, il vino, hanno anche i dolci nostri, e questo sono soddisfazioni. Antonio, tu sei titolare dell'azienda ma sei anche il responsabile della produzione. Facciamo capire a chi è dall'altra parte quanto sacrificio c'è anche in ore di sonno perse al mattino per produrre tutto ciò che deve essere pronto poi di, appunto, qualche ora dopo per tutti coloro che vanno ad acquistare. Sì, io sono uno dei titolari, sono il figlio, perché cioè in azienda ci sono anche mio padre, mio zio, mia zia e mia sorella. Ognuno di noi ha dei compiti ben precisi, così per assicurare che tutto venga svolto nella maniera più giusta e corretta. E comunque sì, è una vita molto sacrificata. Infatti oggigiorno si trovano pochi pasticceri che comunque vogliono fare questa vita, però come oggi siamo qui per proclamare questo matrimonio. E queste sono le soddisfazioni, quindi si possono avere tante soddisfazioni da questo lavoro, e quindi poi ti ripagano di tutti i sacrifici che poi non sono più sacrifici per te, e questa è la cosa. Bene, bene. Allora Antonio, io ti lascio andare via e così nel frattempo possiamo riuscire a salutare tutti loro. Se vuoi puoi certamente invitare loro a comprare i vostri dolci, ad assaggiare le vostre piccole meraviglie pasticciere nei vari punti vendita. Quali sono qui sul territorio napoletano campano? Allora, a Napoli ci troviamo al Rione Alto, zona ospedaliera, poi in piazza Renella, in piazza Francesco Muzzi, a Fuorigrotta, in via Leopardi 158, poi ci troviamo all'interno dell'aeroporto di Capodichino dopo i controlli. E quindi se vi va ci venite a trovare.
immenso piacere. Grazie mille, saluta pure tutti loro. Buona giornata a tutti, grazie mille. Grazie, molte grazie. Amici, noi qui abbiamo praticamente concluso. Ci rivediamo al prossimo servizio, al prossimo appuntamento su orecatv.it.